ieri è stato messo un punto alla vicenda che ha riguardato insomma l'attuale consigliere ed ex assessore al welfare Giulio Gallera e l'ex DG Caiazzo. Ecco, anche lei appunto ha vissuto una persona, diciamo che... Beh, sono contento che si sia finalmente conclusa questa indegna storia, indegna da parte di chi ha cercato di speculare in maniera vergognosa su un momento di difficoltà, su un momento drammatico che stavamo vivendo ed affrontando tutti con la massima impegno e con la massima determinazione. Però sa che c'è gente che evidentemente intende la politica come un tentativo di sciacallaggio, un tentativo di approfittare dei momenti di difficoltà altrui per cercare di farsi valere, di farsi vedere e per cercare di magari strappare qualche voto in modo squallido. Io sono molto contento per Gallera, che è stato sempre un galantuomo, una persona che si è impegnata in maniera incredibile in quel periodo e anche dopo, e sono contento che finalmente si sia conclusa questa drammatica situazione. Aggiungo che bisogna ricordare anche, meno noto ma altrettanto importante nella gestione della sanità, è stato il dottor Caiazzo, che anch'egli ha vissuto dei momenti veramente drammatici, ma da tutte queste situazioni è uscito pulitissimo e con la dimostrazione che anche lui ha fatto tutto quanto era necessario in quel periodo fare.